Da dove nasce il nome Giovinazzo? Qualcuno dice che nasce dal figlio di Giove, qualcuno da un altro personaggio mitologico. In realtà è tutto molto più semplice. Si chiama Giovinazzo perché questo paese era invaso da orde di giovinastri, detti giovinez, che camminavano avanti e indietro per il paese dando noia e facendo dei gavettoni e suonando anche i campanelli. La cattedrale di Giovinazzo, dedicata a Santa Maria dell'Assunta, fu edificata in ben 150 anni, a partire dalla seconda metà del XII secolo. Nel corso del Settecento, importanti lavori di ristrutturazione modificarono completamente gli interni e parzialmente anche gli esterni. Dall'alto di questa terrazza possiamo osservare che l'edificio si compone di due volumi principali, quello del transetto e quello delle navate. Essi sono raccordati da una zona filtro intermedia che allo stesso tempo li unisce e li disimpegna. In particolare si tratta di un raccordo tra quanto è rimasto dell'antico involucro medievale della chiesa, costituito dall'area della cripta, del presbiterio e dei campanili, e quanto invece è stato demolito e ricostruito nel corso del Settecento, ovvero il corpo longitudinale delle tre navate. La facciata orientale tra le due torri campanarie è quella che si è meglio conservata. All'interno l'abside maggiore è meravigliosamente rivestito dalle tele settecentesche del pittore bitontino Carlo Rosa. Nella zona presbiteriale è possibile osservare le tracce dei mosaici dell'antica pavimentazione romanica, mentre dalla navata di sinistra attraverso una rampa è possibile scendere all'interno della cripta che ha meglio conservato il suo assetto originario. Essa si presenta caratterizzata da 15 volte a crociera che scaricano il loro peso su 10 colonne di spoglio in marmo cipollino e su 12 pilastri che articolano la parete muraria.